Allora, cari amici di Sipari Aperto, buonasera, siamo qui con Umberto Del Prete che risponderà a delle domande proposte da Federico Salvatore. Prima domanda. E quindi facciamo fa l'intervista e io rispongo alle domande. Panza vacante, capa vacante. Principe, io non ci riesco, io non so come voi. Perché? Non si è fatto produrre carne e sale. Oppure rassomiglia a un'isti pastoriella che fai, ui. Belli sì, ma senza calore. Cari amici di Sipari Aperto, ben trovati, io mi trovo al Cinema Astra per la prima della Voce del Sangue, regia di Francesco Afro De Falco. Innanzitutto come va? Grazie Umberto, va molto bene, va davvero bene, siamo emozionati, ti ringrazio per questa intervista e speriamo, ma anzi sono sicuro che, che andrà tutta alla grande. Allora, di che cosa tratta il tuo lavoro? Allora, parla dello scultore Giuseppe San Martino, alle prese con l'opera, la sua magnifica opera che è il Cristo Velato, commissionata dal principe di San Severo, in questo caso interpretato da Federico Salvatore, mentre lo scultore San Martino lo interpreta Lello Serao. E poi c'è una terza attrice importantissima che ha il ruolo della Maddalena, di Maria Maddalena, che è interpretata da Lucia Rocco. Il mio ruolo in realtà è un piccolo ruolo come parte, ma in realtà è un po' il collante della storia. Io rappresento un'energia, un'essenza, sono un'idea che deve essere elaborata e tutto girerà e ruoterà proprio intorno alla mia figura. Com'è lavorare con un giovane regista Francesco Afro De Falco? Ma con Francesco ormai questa è un'esperienza avanzata da tempo, perché abbiamo cominciato con Eroico Furore, su un corto che abbiamo girato su Giordano Bruno, poi abbiamo realizzato una seconda opera sempre su Bruno, questa è la terza, quindi diciamo c'è una profonda conoscenza con Francesco. Io poi preferisco lavorare con persone più giovani di me, perché sono sicuro che hanno delle nuove idee, delle cose da propormi che sono sicuramente interessanti. Com'è lavorare con Federico Salvatore? Una gioia, lavorare con Federico è una gioia. Devo dire che è stata la prima esperienza che abbiamo fatto insieme, non lo conoscevo ovviamente, perché è un personaggio famosissimo non solo a Napoli ma anche a livello nazionale. Però poi averci a che fare come persona è una persona squisita, colta, estremamente colta, disponibile, di grande generosità, e ovviamente lavorare con lui sul set è stato veramente un piacere. Allora, caro Federico, innanzitutto come va? Ma potrebbe andare, diciamo, peggio, potrebbe andare peggio, però io personalmente non mi lamento. Ah, perfetto. Allora, com'è stata la prima esperienza cinematografica di Federico Salvatore? Una bomba, mi hanno suggerito dall'altra parte del, diciamo, del cameraman che sta qua. Che no, a parte esperienza cinematografica, io diciamo ho avuto delle esperienze precedenti. Diciamo che questo potrebbe essere la premessa di un progetto molto più ambizioso e particolarmente interessante e bello. Cioè, ci sono principi abusivi, ma ci sono anche dei principi reali, dei principi veri, storici, storicamente esistiti, quali il principe Raimondo di Sangro, principe di San Severo, che ho avuto l'onore di interpretare in questo cortometraggio. Ti ha parato sul semino. Com'è lavorare con un giovane regista che è Francesco Afro De Falco? E com'è?
E devo dire che è interessante, soprattutto quando hai la possibilità di confrontare la mia esperienza, che viene esclusivamente dal teatro, con un giovane che ha un'esperienza, devo dire, cinematografica, perché aveva già Francesco mi ha fatto vedere due prodotti, uno addirittura sempre in tema, parliamo l'eroico furore di Giordano Bruno, che è una cosa che mi ha colpito molto, e quindi prendendo consapevolezza di questo talento mi ha fatto piacere lavorare con questo progetto. Musicalmente so che sei ritornato con un nuovo lavoro discografico, Pulcinella. Che cos'è? Diciamo che io non è che sono ritornato, io non me ne sono mai andato, sono rimasto a Napoli, no, musicalmente parlando. Diciamo che dopo 4 anni dall'ultimo Fare il Napoletano Stanca, avevo la necessità, sentivo la necessità, visto che vivo a Napoli, di fare un disco, volevo fare un disco, un lavoro tutto in lingua napoletana. Quindi Pulcinella, che diventa un gioco di parole tra Pulcinella e Hell, l'inferno, anche considerando l'associazione e la parentela che esiste tra il Pulcinella napoletano e Mr. Punch inglese, che è stato un personaggio di grande critica nel 700 e 800 inglese. Quindi mi faceva piacere sfruttare la maschera, simbolo di Napoli, di Pulcinella, per raccontare un Pulcinella, diciamo, più infernale, più napocalittico. Difatti il disco consta di 14 canzoni che io definisco dei pesi sospesi o capricci della memoria, che Pulcinella racconta, canta al suo popolo, al suo pubblico. A breve sarai al Teatro Cilea per un nuovo spettacolo teatrale, E noi zitti sotto. E noi zitti sotto, che invece è un tributo, una citazione, è un omaggio alla mia ultima vera maschera napoletana, che è stato Massimo Troisi. I tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti. Cioè che vuol dire? Cioè, faccio tutti i piedi e si può camminare, ma così li pensi proprio a sembra due bellissima, umili, capito? Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare e piace. E noi zitti sotto. Ed è appropriatissimo in questo momento di grande degrado sociale, culturale, ma non solo della città di Napoli, proprio dell'Italia. E quindi penso che il noi zitti sotto, cioè, è appropriatissimo, perché siamo sotto tutti i punti di vista, sotto. E quindi vado al Cilea con questo nuovo spettacolo, che è diviso in due tempi. La tipologia è sempre quella del teatro canzone, monologhi e canzoni. C'è un primo tempo che include parte dei brani di Pulcinella, e nel secondo tempo ritornano in scena un po' i cavalli di battaglia, se vogliamo, che mi hanno dato diciamo popolarità negli anni 90, no? 95, dal Costanzo in poi. A proposito degli anni 90, sì. Allora, io mi ricordo nell'album Lazze e Bastona una canzone, Incidente in banca, che alla fine Salvatore dice: se solo tu mi tocchi, finisce tutto qui. Avrà ragione, è poco raccontamma, o prossimo CD. Da allora, nei tuoi successivi lavori discografici, Federico e Salvatore non compaiono più, come mai? Perché diciamo che è caduta, si è persa la E di congiunzione, quindi c'è stata una fusione tra Federico e Salvatore, che sono diventati Federico Salvatore. Però comunque la divisione c'è, perché Federico ormai è quello che scrive e Salvatore è quello che interpreta. Nero come capillo, digno della portata, nero come aia stemma, a chi un napolitano. What's the matter? Come mai negli ultimi anni, dalle canzoni spensierate, hai voluto passare a delle canzoni un po' più impegnative, a tratti filosofici? Diciamo che non è che negli ultimi anni ho cambiato il tiro, ma se ben ricordo, cioè, chi mi ha seguito ricorderà benissimo che, per esempio, in Az, primo disco che ha venduto
500.000 copie di più con due dischi di platino, però conteneva dei brani come Quando in Mammore mi esavie, Lo zio e Cosa naturale, La farsa sulla porta, sulla porta del Mago di Oz c'era Sulla porta, Napolitudine, Lo specchio, quindi voglio dire, io ho sempre alternato questi momenti di goliardia a momenti di canzoni più impegnate, di canzoni d'autore. C'è un esordio che ricordo, chitarra scordata. C'è possibilità che io e te possiamo tornare a Rai 2 per rifare uno sketch del genere, oppure Made in Sud, chissà. No, sarà difficile, anche perché quello è un ricordo addirittura del 1986-87, quando militavo a Roma in un noto cabaret, l'Alfellini di Roma, diretto dal compianto Marcello Casco, e mettemmo su, così nacque questa coppia con un attore di Bari, Enzo Sarcina, e quindi mettemmo su questo duo, i Mattattori, e fummo chiamati il Piacere dell'Estate, condotto da Marta Flavi nell'86, per sette puntate, che furono le mie prime vere apparizioni in Rai. E quindi tenevamo nel repertorio uno sketch da spettacolo, che era appunto questo della chitarra scordata. No, prendimi la chitarra. Ah, Enzo, però scordala prima. Quando avrò fatto il pezzo, voi appunto vi renderete conto della difficoltà, perché io faccio le due cose contemporaneamente. Voce intonata e chitarra scordata, va. Perci la chitarra. No, scusa, bello, non so se il tuo pensiero si è accoppiato con il mio, no? Ma la chitarra la devo prendere o la devo dimenticare? Prima di salutarti, Federì, tu sei il mio mito. Sono anni che praticamente con le tue canzoni, ovviamente, ho fatto innamorare anche la mia ragazza. Questa cosa mi fa piacere. Poi ti ha lasciato, no? No, stiamo ancora assieme. Tre anni assieme. Senti, mi puoi accennare la prima strofa, ovviamente, di Az? Quindi Federico, io ti faccio Federico. E allora, mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp, indosso maglietto robe di Gap e sotto i pantaloni metto solo il make up. Mi piacciono i panini specialmente con la trip, e faccio finto tutto con la 7-Up. A sotto cazzoro tengo lo sparatrap, che mi chiudo sempre i pillari in da zippa. È vero? Az. Saluta gli amici di Sipari Aperto. E un saluto con il cuore agli amici di Sipari Aperto. Un saluto a Federico, visto e considerato che lui ce l'ha sempre. Federico, è vero. E Salvatore. E un saluto a Salvatore. Lo dico io, lo dici tu. Azz.